lui e quindi ti do la parola. Grazie. No, devi parlare lì. Mi sentite? Sì. GVC è una ONG che ha compiuto quest'anno 41 anni. Di questi 41 anni, almeno 20 li abbiamo passati assieme, collaborando con il movimento cooperativo ed in particolare quello straordinario di Reggio Emilia. Noi siamo oggi presenti in 25 paesi del mondo, dall'America Latina, l'America Centrale, l'Africa, il Medio Oriente e l'Europa, e in 13 di questi abbiamo collaborato assieme e grazie ai vostri contributi abbiamo realizzato delle attività a favore delle popolazioni locali. Ma questi sono solo dati. In realtà io faccio il presidente del GVC, quindi sono abituata ad avere differenti rapporti con enti finanziatori e con anche del mondo privato, non solo cooperativo. Mi sento però di dire che la cooperazione che abbiamo realizzato con Borea e con le cooperative di Reggio è sicuramente una cooperazione di qualità, nel senso che non si è fermata a puri gesti assistenziali, che di per sé possono anche essere utili, non lo nego, ma non è lo stile di lavoro di GVC e non è lo stile di lavoro del movimento cooperativo. Questa cooperazione di qualità ci ho riflettuto molto prima di fare questa affermazione, per non dire solo delle parole vuote, e ho cercato di dargli e di trovargli il significato partendo da quella che è stata l'esperienza di questi 20 anni di collaborazione con Borea e con il movimento cooperativo reggiano, nazionale ma reggiano in particolare. Quali sono questi elementi? Uno è la coerenza delle politiche di cooperazione. Noi siamo sempre stati d'accordo con voi, cooperative, partner dei nostri progetti, di realizzare dei progetti che potessero lasciare un'impronta importante nei processi di sviluppo di questi paesi e soprattutto non fossero sostitutivi delle istituzioni locali o delle comunità locali, e fossero progetti che potevano avere un seguito anche quando il nostro intervento, sia tecnico che economico, sarebbe venuto a mancare. E da questo punto di vista ce l'abbiamo fatta, molti sono gli esempi di progetti dove noi non siamo più presenti ma che continuano, sono stati rilevati dalle istituzioni locali, dalle comunità locali e continuano ad andare avanti. Un secondo aspetto è la relazione di partenariato, lo sottolineava anche Marco. Il rapporto tra GVC e Movimento Cooperative non è semplicemente un rapporto dove bussiamo alla porta del Movimento Cooperativo per chiedere delle risorse economiche, ma è un rapporto che va ben oltre. C'è una partecipazione all'idea di progetto fin dalla sua fase iniziale e un seguire il progetto mentre si sta svolgendo e anche dopo. Per un'ONG una relazione di partenariato è molto importante. Cito il caso di Haiti. Noi, come avete visto dal filmato, qui non stiamo parlando di pochi investimenti, abbiamo potuto fare le attività che avete visto con delle forti cifre avute sia dall'Unione Europea che dai cittadini attraverso l'agenzia Agire. Però come è nato? È nato per una mia telefonata a due signori, Marco Pedroni e Ildo Cigarini, a poche ore dal terremoto, ai quali ho chiesto, noi siamo presenti, eravamo a Santo Domingo, l'avete visto nella parte iniziale del film, il nostro rappresentante di Santo Domingo ci mandava dei dati allucinanti, che tutto era crollato, che tutto era caduto. Siamo pronti a partire.
ci date una mano? E questi due signori hanno detto sì, vi diamo una mano, e hanno garantito un impegno. Questo ci ha permesso di dire all'Unione Europea immediatamente: noi abbiamo già le cooperative che ci danno una mano, ci date un finanziamento, l'Unione Europea ci ha dato un finanziamento. Questo è estremamente importante, perché vuole dire che con i pochi fondi che ci sono a disposizione per la cooperazione, fare sinergia permette di deduplicare questi fondi. Il terzo aspetto che qualifica il rapporto di la cooperazione di qualità tra GVC Borea e il Movimento di Cooperativo Reggiano è la trasparenza. La trasparenza l'avete vista, cioè noi rendiamo conto a voi dei soldi che ci avete dato, che cosa stiamo facendo. L'avete visto in questo filmato, ma molte sono state le missioni del Movimento Cooperativo nei progetti GVC, non solamente ad Haiti. Un quarto elemento di cooperazione di qualità è la garanzia dei finanziamenti. Non si può continuare a lavorare nel precariato, non si può prendere degli impegni come ONG, come GVC, non possiamo prendere degli impegni verso questi paesi e poi improvvisamente dire che c'è la crisi in Italia e quindi non si può onorare gli impegni presi. Attraverso Borea, attraverso il movimento cooperativo, devo dire che li avete sempre onorati questi impegni, e quindi questo è una best pratica, è una buona pratica che fa del rapporto con voi una cooperazione di qualità. Infine è la professionalità. Non si possono improvvisare in questi paesi interventi, vanno pianificati, organizzati, valutati rispetto ai contesti, e ci devono lavorare, devono essere inserite persone che sanno cosa vanno a fare. Credo che come GVC abbiamo sempre dimostrato la professionalità dei nostri operatori, ma aggiungo anche che il rapporto col movimento cooperativo non è stato sempre solo un rapporto di progettualità e di risorse, ma anche un rapporto di risorse umane. Alcuni dei cooperatori di differenti cooperative, seguirà una testimonianza di Unieco, dell'intervento degli operatori anche di Copselios fatti in Brasile, alcuni cooperatori si sono recati in questi paesi per portare la loro expertise e quindi dare una mano alla crescita delle attività. Ecco, questi cinque elementi credo che ne dobbiamo essere fieri, perché appunto contraddistinguono il rapporto tra GVC, Borea, Movimento Cooperativo, che è appunto un rapporto di qualità. Io vi ringrazio, ringrazio ancora una volta Paolo Bonaccini per lo stupendo filmato che ha realizzato, è uno strumento di comunicazione estremamente importante. Questa è la politica che mi piace, è la politica dei dati, non è solo la politica dell'enunciazione, dei bla bla bla, ma è la politica dei dati, della coerenza, che fa vedere alle persone quelli che sono i problemi e come sono interconnessi i problemi. Oggi non possiamo più parlare di paesi, dobbiamo parlare di mondo globalizzato, dobbiamo capire le conseguenze che ci sono anche per il nostro mondo, se un'altra parte di mondo continua a rimanere nella povertà più assoluta. E ringrazio ancora una volta tutti voi soci delle cooperative per la fiducia che da 20 anni continuate ad accordare a GVC. Grazie.